Chiedo scusa per l'audio, ero convinto di averlo attivato e invece avevo sbagliato canale. Terza volta. L'embrione è una persona? Perché i cattolici insistono che la vita inizia al concepimento ed è sempre stato così? Vediamoci chiaro. Ciao a tutti quanti, sono il vostro Faber Lumière, eccoci al Lume della Ragione Show, l'appuntamento settimanale in onda tutte le domeniche alle 4, dove cerchiamo la verità a partire dalle evidenze per fare chiarezza in un mare di confusione, episodio 146. E al solito, se vi interessa, lasciate un like, condividete e commentate, ma soprattutto entrate nella community Discord, già linkata in descrizione e link anche qui in alto a sinistra. Ok. Dunque, cominciamo a questo punto a chiarire un attimo che cosa è successo e perché ho deciso di trattare questo argomento. Quello che è successo è che fondamentalmente ha vinto un partito di estrema destra le ultime elezioni e adesso se ne pagano le conseguenze. Specificamente mi riferisco a Sfracello d'Italia e alla loro recente proposta di legge per mano di Gasparri. Allora, chiedo scusa, ma devo un attimo. Ecco qui, attivare la condivisione. Dicevo. Per mano di Gasparri è arrivata questa proposta di legge che a quanto pare lui per un accordo con un altro tizio che adesso è pure morto, ripresenta fondamentalmente ogni anno, e cioè questa proposta di dare capacità giuridica al feto considerandolo una persona a tutti gli effetti fin dal concepimento. Ora, che cosa significa tutto questo? Quali sarebbero le implicazioni? La cosa è stata proposta come modifica all'articolo 1 del codice civile, cioè di introdurre nell'ordinamento giuridico il riconoscimento della capacità giuridica del concepito. Questo significa che non solo il feto, addirittura anche l'embrione, diventerebbe una persona ai sensi di legge, il che significa che uccidere un embrione comporterebbe il reato di omicidio. Solo che ci sono una serie di problemi con questa idea e vorrei cominciare a pulire il campo dalla questione di se questo possa risolvere il problema dell'aborto, perché come posso dire? Facciamo finta che l'embrione sia davvero una persona, ci cambierebbe qualcosa. Immaginatevi, questo è un famosissimo esperimento mentale che viene usato nella filosofia in materia. Immaginatevi per un attimo di svegliarvi su un tavolo di laboratorio. È appena finito un intervento per attaccarvi addosso una seconda testa, che adesso per sopravvivere ha bisogno del vostro corpo. Non avete nessuna memoria e quest'altra testa è anche muta, in realtà non riesce a parlare. Capite che si tratta di una persona, ma non riesce a comunicarvi le sue volontà, semplicemente parla una lingua, ecco, diciamo che parla una lingua che voi non capite. Ora, questa seconda testa, voi a un certo punto vi alzate e trovate delle istruzioni che dicono come staccarla. Queste istruzioni però precisano anche che una volta staccata questa testa perirà perché fondamentalmente questa persona non può più vivere senza di voi. Ora, la domanda diventa. Una persona che si trova in questa situazione sarebbe da costringere legalmente a non staccare quest'altra testa. Ora, in tutti gli ordinamenti conosciuti del mondo, per quanto ne sappiamo,
La risposta sarebbe un secco no, non sarebbe da costringere. Perché? Perché c'è questa cosa chiamata habeas corpus, il diritto al proprio corpo, alla propria autonomia corporea, che sostanzialmente stabilisce che nessuno ti può imporre di usare il tuo corpo in una maniera che non vuoi. Questa cosa è il motivo per cui non si può venire arrestati arbitrariamente, per esempio, e tutta una serie di altre cose come non si può venire fatti a pezzi per prendere i propri organi e darli ad altre persone che sopravviverebbero grazie a quegli organi, non si può subire un prelievo di sangue forzato. In altre parole, questo principio è uno dei principi cardine del sistema di diritti di cui godiamo. Il problema è che nel momento in cui facciamo un'analogia tra questa situazione e quella di una donna incinta, ci rendiamo conto che questa situazione è, come posso dire, addirittura più stringente del caso della donna incinta. E se non siamo disposti a costringere la persona con una testa attaccata a non staccare quella testa, a maggior ragione non possiamo dire a una donna incinta che è costretta a tenersi quel bambino nella pancia. Ora, a questo esperimento mentale vengono date una serie di obiezioni. Una delle obiezioni potrebbe essere, ma la donna incinta è incinta perché in almeno alcuni casi ha consentito a compiere l'atto riproduttivo, diciamo così, quindi si deve assumere le responsabilità degli effetti del suo gesto. Però c'è un problema: nell'esperimento mentale nessuno ha detto se questa situazione ci sia arrivati perché uno lo ha voluto oppure no. E non credo che dovrebbe fare la minima differenza. Nel momento in cui ho a disposizione il mio corpo, sono autonomo corporeamente, devo essere anche in grado di poter cambiare idea su cosa fare del mio corpo da un momento a un altro. Quindi, se anche il motivo per cui ho quella testa attaccata che sopravvive grazie a me è perché in realtà ho accettato in passato di sottopormi all'intervento, questo non significa che domani sarò costretto a rimanere in quella condizione. Oltre a questo, c'è anche da dire che molto banalmente decidere di compiere l'atto riproduttivo non significa decidere di voler avere un figlio. Molto semplicemente le due cose non sono la stessa cosa. Uno può accettare uno senza accettare l'altro. E di nuovo questo sempre rientra nella questione dell'autonomia corporea. Col mio corpo decido di fare quell'atto divertente, ma non di tenerne gli effetti per i mesi a venire. È una scelta che posso fare. Un'altra questione che viene sollevata in risposta tipicamente è: ma c'è una differenza tra un estraneo e un figlio, quindi verso un figlio hai responsabilità che non hai verso un estraneo, quindi magari quella seconda testa la puoi staccare, ma un figlio no. Il problema è che sì, ma perché se noi facessimo un'analisi del DNA e concludessimo che quella testa in realtà appartiene a un figlio, cambierebbe qualcosa? Un figlio ha diritto ai tuoi organi, al tuo corpo, al tuo sangue? No. E questo già nel nostro ordinamento attuale, noi non costringiamo per esempio i genitori a donare organi ai loro figli quando anche questo dovesse fare la differenza tra la vita e la morte. È una cosa considerata encomiabile, considerata meritoria quando qualcuno decide di farlo, ma non ci sogneremo mai di costringere una persona a donare i suoi organi a un'altra, anche se si tratta di suo figlio. Quindi perché dovrebbe cambiare qualcosa quando la violazione dell'autonomia corporea dovrebbe essere qualcosa di ben maggiore di una mera donazione di sangue, ad esempio.
Insomma, in altre parole, un figlio non ha diritto al nostro corpo. Possiamo decidere, e lo considereremo merito, che vogliamo sacrificare il nostro corpo per un figlio? Sì, ma questo non significa che questa scelta la dobbiamo imporre anche agli altri. Una ulteriore risposta, per cercare di, come posso dire, violare questa analogia tra l'esperimento mentale e la situazione di una, donna incinta, è quella di dire, sì, ma, specificamente per quanto riguarda, l'utero, beh, allora l'utero, quello è fatto apposta per far crescere un bambino, è una situazione diversa da doversi tagliare un rene per darlo a qualcun altro. Ma il problema rimane sempre lo stesso, l'autonomia corporea. Soprattutto fatto apposta, no, è un organo capace di crescere un bambino. Come io sono capace di donare un rene a qualcun altro. Ma nel momento in cui io decido di non usare questa capacità, chi sei tu per impormelo? E quindi torniamo sempre alla stessa questione. L'autonomia corporea non puoi violarla quando si tratta di prelevare sangue, non puoi violarla nemmeno quando si tratta di decidere a quale scopo utilizzare un certo organo che ha una certa capacità. Un'ulteriore distinzione che si tenta di fare è quella della distinzione tra cura ordinaria e cura straordinaria, ma questa di nuovo è una distinzione del tutto arbitraria, del tutto assurda. Nel momento in cui qualcuno mi avesse impiantato quella seconda testa, sarebbe una cura ordinaria lasciarla lì. Lo dovrei fare abitualmente, momento per momento, giorno dopo giorno. Diventerebbe ordinario vivere con questa testa lì. Il problema è che la distinzione tra cura ordinaria e straordinaria, molto banalmente, ce la siamo inventata e non è una distinzione, come possiamo dire, di natura ontologica, non è una distinzione che abbia una qualche qualità, oggettiva che, possa distinguere l'uno dall'altro caso. Quindi, chiarito innanzitutto che anche se noi ci inventassimo che l'embrione appena fecondato sia una persona, questo non significherebbe che allora l'aborto può, essere vietato. Rimane però interessante la domanda, chiedersi quindi, ma l'embrione è davvero una persona e da dove arriva questa idea che l'embrione lo sia, per poi chiederci, sì, ma allora cos'è che rende una persona una persona? Ora, non so se riusciremo a trattare tutto quello che c'è da trattare in materia, però voglio cominciare a rispondere un po' alla chat che ho visto molto attiva. Tra l'altro, ciao a tutti, ciao Federico Ghioni che c'è sempre, ciao anche ai nuovi Rafikanchi, ciao Conchi come sempre, ciao Francesco Migliaccio, molto dipende dalle definizioni, per me il feto non è una persona in quanto una persona a coscienza di sé, secondo i miei valori l'aborto quindi non è equiparabile neanche lontanamente a un omicidio, di conseguenza accetto l'idea che per qualcuno sia diverso, ma proprio questa diversità filosofica impone una libertà di scelta. Posizione interessante. Poi c'è testimone H24. Chi si imporrebbe? Si imporrebbe la società sulla singola donna nel momento in cui si vieta per legge di abortire. Quella è un'imposizione. Ok, chi altro c'è che magari sta facendo qualche domanda? Mario Longobardi domanda, ma la testa è consapevole di se stessa, prova dolore o emozioni? Risposta a entrambe sì. Stiamo parlando di una persona, come dire, completamente persona. Professore, nessuno, buona domenica a tutti, il feto è un feto, non è una persona. Ecco, appunto, andiamo a vedere come stanno le cose. Ora, partiamo da un'altra questione. Perché i cattolici insistono che l'embrione deve essere considerato una persona? Secondo
Se noi andiamo a vedere da dove arrivano queste idee, scopriamo che, per esempio, nella Bibbia l'equiparazione tra feto e embrione e persona assolutamente non c'è. Ne troviamo una traccia chiara e lampante nelle regole di Esodo 21-22. L'Esodo ve lo ricordate, penso, perché abbiamo visto come stabilisce che la schiavitù è cosa da praticare e detta le norme per farlo. Ecco, qui troviamo anche norme per cosa fare nel caso in cui una donna incinta venga ferita e questo causi un aborto. Allora, specificamente troviamo che c'è scritto: quando degli uomini combattono e uno di loro spinge una donna incinta che ha un aborto come risultato, ma nessun altro danno succede, la persona responsabile sarà multata a seconda di quello che il marito della donna potrà esagire da egli. Il pagamento dovrà essere basato sul reckoning. Allora, in questo contesto sto consultando il JPS Torah Commentary sull'Esodo di Nahum M. Sarna. Dicevo, in questo commentario si spiega che il reckoning sarebbe pelilim, una stima, una valutazione. L'idea sarebbe che quindi il marito fa una richiesta basata su un qualche sistema riconosciuto, la interpretazione rabbinica prende il pelilim a significare i giudici, che sarebbe a dire coloro che approvano questa somma richiesta dal marito. Quindi innanzitutto è un risarcimento al marito, perché ricordiamolo, in quella cultura la donna era una proprietà di un uomo, e essenzialmente il risultato di questa legge è che non si tratta di una situazione dove si riconosce che c'è una vita, una persona nel grembo della madre, ma soltanto una proprietà che come proprietà andrà trattata. Ok, poi ho visto un'altra domanda. In questo caso, da alieno atomico: il feto è una vita umana? E se è una vita umana, abortire non significherebbe eliminare una vita umana? Allora, questa è una classica obiezione, ma pianificavo di rispondere a questa verso il finale. Diciamo in sintesi che ho già fatto l'esempio di un caso in cui sarebbe giusto addirittura eliminare una persona riconosciuta come tale nel momento in cui fosse attaccata al nostro corpo e avesse bisogno di questo stato per sopravvivere. Quindi diciamo che la questione in realtà non è tanto significativa. Altra domanda, Mario Longobardi: se la testa è di una persona non si commetterebbe un omicidio eliminarla? È proprio quello il problema. Quella persona ti può imporre di vivere sul tuo corpo? Assolutamente no, quindi eliminarla non può essere un omicidio, per il semplice motivo che quella persona non ti può imporre di mantenerla in vita in quella maniera, perché di nuovo hai autonomia corporea. Ok, andiamo avanti. Ora, una cosa interessante è che non solo abbiamo questa norma qui che stabilisce questa differenza, ma possiamo confrontarla con le leggi di tutto il circondario medio orientale. Per esempio, in ambito ittita c'era una legge perfettamente identica, dove si stabiliva se qualcuno causa a una donna libera di abortire ed è il suo decimo mese. Ovviamente qui mese si usavano calendari diversi, la durata dei mesi non era la stessa. Allora dovrà pagare 10 shekel d'argento. Se è il suo quinto mese, dovrà pagare 5 shekel d'argento e li dovrà prendere dalla sua casa. Se la stessa cosa succede a
La stessa legge più in avanti cambierà il valore passando da 10 a 20 e senza avere più la distinzione tra 5 e 10 mesi. Dopodiché abbiamo la legge 18, se qualcuno causa a una donna schiava di avere un aborto nel suo decimo mese, pagherà 5 shekel d'argento. Di nuovo, versione più tarda, abbiamo 10 shekel d'argento. Questo ci fa capire che sostanzialmente c'è stato un po' di inflazione tra una versione e l'altra. Ok, a questo punto andiamo avanti. Un'altra legge di questo tipo la troviamo nel codice legale di Lipit Ishtar, dove si legge se qualcuno colpisce una donna schiava di un uomo e le fa perdere il feto, allora dovrà pesare e pagare 5 shekel d'argento. Di nuovo, queste leggi non stabiliscono le stesse pene previste per un omicidio, stabiliscono pene di tipo multa pecuniario, simili a quelle che abbiamo visto nell'Esodo. Ora, una notevole eccezione la troviamo nelle leggi della Medio Assiro, Centro Assire, in particolare alla legge 53 leggiamo: se una donna abortisce il suo feto per le proprie azioni e vengono dimostrate le accuse contro di lei e la si trova colpevole, verrà impalata e non la seppelliranno. Se muore a seguito del tentativo di abortire il suo feto, verrà impalata e non la seppelliranno. Se una persona nasconde una persona che ha nascosto il suo feto, scusate, ha abortito il suo feto, ecco qui la legge si interrompe, è incompleta, però possiamo presumere che ci siano delle punizioni anche per questo. Quindi, nel caso delle leggi dell'area Medio Assiro, non so precisamente bene, abbiamo che questa legge invece punisce molto severamente gli aborti, a differenza di quello che trovavamo nelle normative delle altre nazioni. Ora, sempre andando a parlare della Bibbia, in particolare dell'Antico Testamento, vediamo che c'è un'altra, come posso dire, un'altra chicca particolarmente interessante, ed è questa ricetta che troviamo a Numeri 5, capitolo 5 del libro Numeri. Specificamente, a un certo punto viene data la ricetta di una pozione abortiva e lo scopo di questa pozione era quello di stabilire se una donna fosse fedele o infedele al suo marito. Andiamo a leggere. Allora, qualora lo spirito di gelosia si impadronisca del marito, questo diventi geloso della moglie che si è contaminata, oppure lo spirito di gelosia si impadronisca di lui e questi diventi geloso della moglie che non si è contaminata, quell'uomo condurrà la moglie dal sacerdote e porterà un'offerta per lei. Un decimo di efa di farina d'orzo. Non vi spanderà sopra olio né vi metterà sopra incenso perché è un'oblazione di gelosia, un'offerta commemorativa per ricordare un'iniquità. Il sacerdote allora farà avvicinare la donna e la farà stare davanti al Signore. Poi il sacerdote prenderà acqua santa in un vaso di terra, prenderà anche polvere che è sul pavimento della dimora e la metterà nell'acqua. Il sacerdote farà quindi stare la donna davanti al Signore, le scoprirà il capo e porrà nelle mani di lei l'oblazione commemorativa, che è l'oblazione di gelosia, mentre il sacerdote avrà in mano l'acqua amara che porterà maledizione. Il sacerdote farà giurare quella donna e le dirà: se nessun uomo ha avuto rapporti con te, e se non sei traviata per contaminarti ricevendo un altro invece di tuo marito, quest'acqua amara che porta maledizione non ti faccia danno. Ma se ti sei traviata ricevendo un altro invece di tuo marito, e se ti sei contaminata e un uomo che non è tuo marito ha avuto rapporti disonesti con te, allora il sacerdote farà giurare alla donna con un'imprecazione e poi dirà alla donna: il Signore faccia di te un oggetto di maledizione e imprecazione in mezzo al tuo popolo, facendoti avvizzire i fianchi e gonfiare il ventre.
Quest'acqua che porta maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e avvilzire i fianchi. La donna dirà Amen. Poi il sacerdote scriverà queste imprecazioni su un rotolo, le cancellerà con l'acqua amara, farà bere alla donna quell'acqua amara che lei porta, che porta maledizione, e l'acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrre amarezza. Il sacerdote prenderà dalle mani della donna l'oblazione di gelosia, agiterà l'oblazione davanti al Signore, lo affiorerà sull'altare. Il sacerdote prenderà una manciata di quell'oblazione come memoriale di lei, la brucerà sull'altare e poi farà bere l'acqua alla donna. Quando lei avrà fatto bere l'acqua, se essa si è contaminata e si è commesso un'infedeltà contro il marito, l'acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrre amarezza. Il ventre le si gonfierà, i suoi fianchi avvizziranno e quella donna diventerà un oggetto di maledizione in mezzo al popolo. Ma se la donna non si è contaminata ed è pura, sarà riconosciuta innocente e avrà figli. Questo è il rituale magico che la Bibbia comanda si usi in caso ci sia un sospetto di infedeltà. Quindi, sostanzialmente, viene causata la morte del feto semplicemente per dimostrare che la donna è stata impura. Mario Longobardi, ovviamente immagino tu lo dica come battuta, ma questa è pedagogia divina, lo sanno tutti, il problema è che questa no, non è pedagogia divina, questo è un intervento divino. Se dobbiamo credere a questa bassa superstizione, perché la Bibbia questo è, quello che succede qui è che Dio interviene direttamente per causare un aborto. E se invece non dobbiamo credere a una cosa del genere, dobbiamo ricordarci che circa un terzo delle gravidanze finisce con un aborto, quindi si stava condannando un terzo di donne innocenti a, dopo aver avuto il trauma di un aborto spontaneo, essere pure disprezzata da tutto il popolo circostante e considerata adultera dal marito. Quindi in un caso Dio sta uccidendo direttamente dei feti per dimostrare che una donna era infedele, nell'altro Dio sta condannando all'umiliazione, al disprezzo delle donne perfettamente innocenti. Quale dei due sia il Dio più disgustoso e vomitevole, decidetelo voi. Ok, quindi diciamo che nell'Antico Testamento di sicuro non si considerava il feto una persona. Ok, oltre a questo, raga, vi prego di mantenere la chat civile, per favore, non vi insultate a vicenda, non serve a niente, non aiuta nessuno. Ok, a questo punto andiamo avanti con il tempo e chiediamoci, sì, ok, ma in Europa e in particolare i cattolici che cosa pensavano dell'argomento? Non ci possiamo tanto chiedere che cosa pensassero dell'argomento i primi cristiani, perché non mi risulta che ci siano, almeno nel Nuovo Testamento, indicazioni di sorta. Ci sono alcuni dei cosiddetti padri della Chiesa che hanno dato posizioni assai differenti e tra poco vedremo in che modo e perché, ma andiamo un attimo a vedere una cosa chiamata il Decretum Graziani, il quale a un certo punto condanna chi si procura dei veleni di sterilità. Specificamente, lo stesso può essere detto di matrimoni e lussuria. Alle volte la crudeltà lussuriosa raggiunge un punto tale che le persone si procurano un veleno di sterilità e, se questo non riesce, estingue o dà fondamento al interra il feto concepito in qualche maniera all'interno del pancione della mamma, volendo distruggere la propria prole piuttosto che lasciarla libera, o se fosse vissuta nel pancione della mamma, l'avrebbe uccisa prima che fosse nata.
nella sua interezza, se entrambi sono così, non sono sposati, ma se sono così dall'inizio, non si sono incontrati in matrimonio, ma piuttosto in adulterio. Cioè, in altre parole, e chiedo scusa per la traduzione abbastanza atroce, ma dal latino era un po' difficile, una versione tradotta da un traduttore vero non l'ho trovata. Ho trovato in compenso parecchi che hanno fatto analisi, interpretazioni e commentario, ma qui si va alle fonti prime, insomma. Quello che sostanzialmente viene detto in questa parte del decreto è che chi si trova in un matrimonio, ma per la sua lussuria vuole fare sesso senza avere figli, viene condannato come se fosse un adultero. Perché? Perché anche all'interno del matrimonio, fondamentalmente, nel cattolicesimo è condannato provare piacere per il sesso. Quindi, ricordando che il cattolicesimo è una religione assolutamente sessuofoba, il punto centrale è che qui non si sta condannando l'aborto in sé in questo punto, si sta condannando soltanto il fatto della lussuria. La norma successiva invece tratta dell'aborto in sé e qui leggiamo che non va condannato come omicida chi abortisce un feto prima che l'anima sia entrata nel corpo. E questa è stata la posizione della Chiesa, fondamentalmente per tutto il tempo. Sostenevano che a un certo punto l'anima entra nel corpo e che prima di allora l'aborto non fosse immorale, non fosse un omicidio, perché prima di allora non c'era una persona di cui parlare, per quanto fosse condannato l'aborto contraccettivo, cioè fosse condannata la contraccezione in generale, come abbiamo letto nel paragrafo precedente. Quindi ritenevano altamente immorale la contraccezione, ma non consideravano il feto una persona prima che entrasse l'anima, quindi se per un motivo diverso dalla contraccezione qualcuno doveva abortire, per loro non c'era assolutamente nessun problema all'epoca. E questa condanna della contraccezione la troviamo in tantissimi pensatori cristiani, di ogni epoca sostanzialmente. Anche adesso la Chiesa Cattolica continua a insistere che la contraccezione non sa da fare, perché di nuovo sono sessuofobi. E in particolare qui c'è una citazione di Giovanni Crisostomo, il quale diceva: chi di voi seminerebbe il campo e sarebbe poi ansioso di distruggere il frutto? Beh, per esempio, chi considera la semina uno sport e vuole praticare la semina senza trovarsi il campo infestato di piante che non vuole. C'erano forse delle medicine di sterilità? Scusate, dove sono le medicine di sterilità? Dov'è l'omicidio prima della nascita? Voi non lasciate nemmeno una prostituta rimanere solo una prostituta, ma la rendete anche un'assassina. Non vedete dall'ubriachezza arriva la fornicazione, dalla fornicazione l'adulterio e dall'adulterio l'assassinio? Se c'è qualcosa di peggio di un assassino, io non lo so, non so come chiamarlo, perché lei non uccide quello che è formato, ma previene la sua formazione. Cos'è allora? Voi disprezzate il dono di Dio e combattete le sue leggi? Cos'è una maledizione se la cercate come se fosse una benedizione? Della anticipazione della nascita, l'anticipazione del massacro, insegnate alla donna che è data a voi per la procreazione, per la procreazione della prole a perpetrare l'uccisione.
come posso dire, queste sono gli attacchi retorici che questo Crisostomo dava ai suoi tempi attorno al IV secolo. Quindi tutto questo per dire cosa? Che sì, la Chiesa è ferocemente contro la contraccezione da parecchio e la posizione sull'aborto non è stata unitaria inizialmente. Quando è che le cose cominciano a cambiare? Cominciano a cambiare sostanzialmente. Scusate, ecco qui, cominciano a cambiare sostanzialmente verso la fine del 1800, dove troviamo una enciclica specificamente si chiamava. Scusate, Apostoliche Sedis Moderationi, e in questa bolla papale, a un certo punto viene stabilito che per tutti i casi di aborto senza nessuna distinzione tra se fosse già entrata o no un'anima nel corpo, allora era prevista la scomunica per chi lo compiva. Ora, a questo punto la domanda diventa: questa distinzione perché smette di essere importante? Perché sostanzialmente c'era stata un'ulteriore proclamazione da parte di quello stesso Papa, il quale aveva stabilito che fin dalla concezione Maria era stata immune dal peccato originale. E nel momento in cui questo dogma è stato proclamato fin dalla concezione e non fin dall'entrata dell'anima nel corpo, allora coerentemente bisognava che l'anima fosse già nel corpo dalla concezione. Quindi sostanzialmente è stata inventata questa nuova superstizione di una Maria completamente immune dal peccato originale e per effetto di questa superstizione si è deciso che un'altra superstizione, cioè l'ingresso dell'anima nel corpo, doveva avere luogo prima anziché dopo. Questa è la vera origine della corrente posizione cattolica sull'aborto. Ora, per via di questo fatto, hanno dovuto cominciare a fare quella che i fan come posso dire, i fan della Marvel chiamano una retcon, cioè prendere tutto quello che era stato scritto per più di 1000 anni e cercare in qualche modo di spacciare la loro posizione per una posizione che non è cambiata nel tempo. E qui arrivano a trovare, come posso dire, arriviamo a trovare delle cose a dir poco tragicomiche in giro. Per esempio, qui in questo libro di William Peterson, da persone a gente, troviamo un tentativo di spacciare Tommaso d'Aquino come qualcuno che considerasse l'aborto un peccato senza distinzioni. E qui leggiamo. Nonostante nei suoi lavori l'Aquinate non abbia menzionato direttamente l'aborto, prima nei commentari delle sentenze di Pietro Lombardo ha scritto quanto segue: questo peccato, per quanto grave, va riconosciuto negli affronti alla natura, è qualcosa di meno di un omicidio. Non dovrebbe essere giudicato irregolare a meno che uno si procuri l'aborto di un feto già formato. Come posso dire, la citazione troncata in questa maniera sembra and da andare a dare acqua al mulino dei cattolici moderni. Ma una cosa che vi invito a ricordare sempre, ma proprio sempre,
è che quando trovate tutte queste troncature all'interno di una citazione, vi conviene andare a guardare l'originale perché quasi sempre troverete delle grosse sorprese. Tra l'altro, ciao Padre Kain, anime eiaculate nella vagina fetish cattolico. Sempre sul pezzo. Quindi, che cosa troviamo invece nel testo citato? Il testo citato specificamente era qui. Sentenze, commentario alle sentenze, libro quarto, distinzione trentunesima, esposizione del testo. Mi ci è voluto una vita a trovarle. E qui sostanzialmente leggiamo che... scusate, devo trovare un attimo il punto. Per quanto riguarda quelli che si procurano pozioni che inducono la sterilità, non sono persone sposate, ma fornicatori. Ed è qui che si parla di questa cosa. È qui che leggiamo, per quanto grave sia questo peccato, che va contato tra gli atti impuri contro la natura, perché anche le bestie desiderano una prole, è comunque meno grave di un assassinio perché un bambino concepito può essere prevenuto in altri modi. E una persona non va giudicata come in stato di irregolarità a meno che non si procuri l'aborto su un bambino che sta per nascere, cioè che nel latino è formato puerperio abortum procuret. Quindi l'Aquinate qui, quando parla di atto impuro contro la natura, sta parlando della contraccezione, non dell'aborto di un feto non formato. Ma poi che significa non formato? Di nuovo, qui arriviamo finalmente a quella distinzione chiave che nell'Ottocento si è andata a perdere. La distinzione chiave era quella che in inglese viene chiamata il quickening, cioè il momento in cui il feto comincia a muoversi, nel momento in cui cioè la donna comincia a sentire il bambino che dà i calci nel pancione. È a quel punto che veniva tradizionalmente messo il discrimine tra il momento in cui si può abortire e il momento in cui non si può abortire. E ovviamente questa cosa in termini di autonomia corporea dava parecchio vantaggio alla donna, perché, come posso dire, decidere se il feto abbia cominciato a muoversi o meno è qualcosa che te lo deve raccontare la donna. Gli uomini non stanno lì con le mani sul pancione tutto il tempo a controllare se si sta già muovendo un feto. Quindi, in questo senso, la donna aveva una forte capacità di stabilire a che punto si trovasse, e se quindi fosse possibile per lei avere un aborto. Oltre a questo, va anche ricordato che c'erano tantissimi mezzi chimici, alcuni efficaci, altri per niente, per cercare di abortire, che venivano tramandati a livello di erboristeria popolare, diciamo così. Uno di questi viene raccontato che ci sarebbe anche negli scritti di una santa Hildegarda. Purtroppo io non sono riuscito a trovare la citazione originale, quindi rimango col dubbio, ma questo per dire che era qualcosa di assolutamente molto diffuso, molto conosciuto, i mezzi quindi a disposizione c'erano nella popolazione. La disperazione diventa, secondo me, a dir poco trasparente quando andiamo a guardare il Denzinger, che è sempre quel manuale che i cattolici producono con riferimenti a testi del Magistero della Chiesa,
dove ci sono riferimenti per ogni argomento organizzati. Ecco, per quanto riguarda l'aborto, la condanna dell'aborto, se andiamo a guardare i numeri, vediamo che c'è un 670-2143 e poi gli altri da 3.000-4.000, quindi numeri molto alti. Perché è rilevante che il numero sia molto alto? Perché fondamentalmente i documenti sono messi nel testo in ordine cronologico. Quindi questo 670 è il documento più antico e poi dobbiamo saltare di un paio di miglia, di un migliaio e mezzo in avanti per trovare quello successivo e un altro migliaio in avanti per trovare ancora quello successivo. Quindi questo per dire che sì, la posizione della Chiesa è molto tarda, è ottocentesca. Ma andiamo a vedere che cosa hanno provato a spacciare come documenti antichi che sostenevano l'attuale linea della Chiesa. E troviamo, per esempio, al IX secolo la lettera Consuluissi de Infantibus all'arcivescovo Ludberto di Magonza tra l'887 e l'888, dove sostanzialmente vengono condannate le ordalie, cioè quei sistemi per dimostrare io sto dicendo il vero che richiedevano qualche tipo di sfida, tra virgolette, o qualche cosa da fare che poi Dio avrebbe sovrannaturalmente influenzato per dare ragione o torto a qualcuno. E nel corso di questa lettera, che quindi parla di tutt'altro, verso la fine, a un certo punto, coloro i quali si dimostrano che confessano di essere colpevoli di un tale reato, il tuo governare li deve punire, perché se omicida chi ha distrutto con un aborto un bambino concepito nel grembo, quanto più non potrà scusarsi di non esserlo colui che ha ucciso un bambino, di almeno un giorno. C'è un problema però, che in questa epoca la distinzione prima e dopo il quickening, cioè prima e dopo il primo movimento del feto, c'era. E qui, come posso dire, è ambiguo il testo. Per quanto noi sappiamo, chi ha scritto questo testo la considerava qualcosa di assolutamente importante e vitale per fare la distinzione tra una persona e un feto non animato, tra virgolette. L'altro caso invece lo troviamo qui, però è già quasi del 1700, stiamo parlando del 1679, dove un gruppo chiamato i Lassisti viene riconosciuto come condannato dall'Inquisizione e nella condanna dell'Inquisizione troviamo a un certo punto questa frase che viene condannata come eretica per l'appunto, e la frase è: è lecito procurare un aborto prima dell'animazione del feto affinché la fanciulla scoperta gravida non venga uccisa o disonorata. Però c'è un problema. Qui c'è questo affinché la fanciulla scoperta gravida non venga uccisa o disonorata. Che essenzialmente significa che è una questione di motivazione. Per una motivazione diversa, magari questo comportamento è illecito. Di nuovo non si sta facendo la distinzione condannando la cosa in maniera universale. Per quanto ne sappiamo, l'Inquisizione, la stessa Inquisizione, avrebbe riconosciuto come lecita l'uccisione del feto prima della sua animazione. Per un motivo diverso, magari per esempio di salute. Quindi, dicevo tutto questo per dimostrare che cosa? Per arrivare a concludere che sì, la Chiesa ha cambiato idea nel corso del tempo, per lunghissimi secoli e millenni ha considerato il feto non animato come non una persona, poi
le superstizioni sono cambiate nell'Ottocento e nell'Ottocento hanno deciso che invece il feto doveva essere una, il concepito doveva essere una persona fin dal primo momento. E oggi, a causa di quelle superstizioni, stiamo a fare questi discorsi. Però, parlandone in maniera un po' più seria, ma che cosa ci possono dire la filosofia, la scienza al riguardo? Ora, cominciamo dalla filosofia. Fondamentalmente, nella filosofia è chiaro che il concetto di persona non è qualcosa che si trova in natura, è qualcosa che dobbiamo definire noi. E ci sono tantissime definizioni diverse, tra le più disparate, tra le più diverse, anche robe che ci possono sembrare fondamentalmente, come posso dire, aliene sotto certi punti di vista. Cominciamo da una abbastanza familiare, il concetto di persona secondo Locke. Locke è un filosofo che è vissuto nel 600, quindi diciamo siamo particolarmente vicini alle concezioni moderne di persona. E qui fondamentalmente lui dice che noi dobbiamo considerare cosa significhi persona. E lui pensa è un essere pensante, intelligente, che ha ragione e riflessione e che può considerare se stesso, la stesso pensiero, la stessa cosa pensante in diversi tempi e luoghi. Quindi, sotto questa definizione, sicuramente un feto non sarebbe una persona, un embrione non sarebbe una persona. Un neonato dipende dal momento, perché è possibile fare una serie di test e stabilire che a un certo punto il neonato inizia ad avere un concetto di sé persistente. Ovviamente questa cosa non è immediata, e già qui uno potrebbe decidere, ok, quindi visto che questa cosa varia da individuo a individuo e varia da individuo a individuo, se dobbiamo fare una legge, nel momento in cui la legge deve essere uguale per tutti, dobbiamo tirare una linea da qualche parte, dobbiamo stabilire un certo numero di giorni dopo il parto, oltre il quale stabiliamo che il neonato diventa una persona. Tuttavia, dall'altro lato, quando si tratta di un neonato che è già nato, beh, in quel caso non c'è più la questione dell'autonomia personale da controbilanciare, per cui non abbiamo nessun costo essenzialmente a stabilire che dopo il parto, dopo che il neonato quindi ha una capacità di indipendenza e di autonomia rispetto alla madre, possiamo semplicemente tirare una linea e dire ok, non ci perdiamo niente, con questa, usiamo questa concezione di persona, un neonato una volta nato noi lo riconosciamo persona come se passasse già questo test. Ecco, a quel punto noi avremo un sistema legale perfettamente coerente che ci permette di dare autonomia corporea alla donna e allo stesso tempo ci permette di tutelare chi è già nato. Però va detto che questa non è l'unica concezione di persona. Andiamo a qualcosa di un po' più vario e un po' più complesso. Andiamo nella filosofia indiana classica e qui di varianti ne troviamo di tutti i tipi. Troviamo per esempio al paragrafo 1.1, ecco qui, la concezione vedica di persona nelle Upanishad. Lì abbiamo il concetto di Atman che rappresenta l'anima, il sé,
come l'essenza della persona individuale e la conoscenza dell'Atman è il focus centrale di tutte le Upanishad. L'Atman è inizialmente concepito nelle Upanishad come un puro soggetto di esperienze, distaccato da oggetti della sua coscienza, che è duraturo, non cambia, ed è separato e indipendente dai suoi stati mentali e fisici. Ecco, in questo senso, la facoltà che rende una persona non sarebbe più come in Locke, la capacità di riflettere sulla propria identità, ma piuttosto la capacità di esperire, di avere un'esperienza. E in questo senso, allora la capacità di esperire, di avere un'esperienza, quella c'è anche in un feto, c'è anche come posso dire, in un feto che ancora non è stato partorito, a seconda però dell'età. Perché? Perché per poter avere questo tipo di esperienza è necessario avere le strutture neurali che permettono questa esperienza. E in questo senso possiamo vedere le attuali normative come delle normative che rispettano questo tipo di concezione di persona. Perché? Perché molto semplicemente, per quanto lo sviluppo di un feto vari in minima parte almeno da feto a feto, prima del terzo mese, se ricordo bene, queste strutture neurali, cioè la presenza di un talamo, di una struttura prefrontale, queste strutture semplicemente non esistono neanche. Quindi il feto, prima di quel famoso limite stabilito nella legge 194, non ha neanche la possibilità di una coscienza, ma neanche alla lontana. Per cui, usando questo tipo di concezione, allora potremo lasciare le cose come stanno. Poi abbiamo la concezione jainista. La concezione jainista, che diciamo è una concezione molto differente, qui già si comincia ad andare verso qualcosa di alieno dalla nostra cultura. Nella concezione jainista, dal punto di vista fenomenico, scusate, ecco, dal punto di vista fenomenico, l'anima è descritta come una forza vitale, un prana, che in congiunzione con forze non viventi si manifesta in varie forme di vita, inclusi gli esseri umani. E le persone jaine, credo che si dica jaine, dicono che soltanto quattro forze non viventi esistono: la materia, che si manifesta come karma, il tempo, lo spazio e il movimento, e l'unione di queste cose è una concezione di come la vita pervade poi il mondo. Ogni forma di vita, quindi, sta in una gerarchia di ascesa dagli esseri elementali, microbi e piante, ai vermi, agli insetti, ai pesci, ai rettili, agli anfibi, ai mammiferi, fino alle persone. Quindi, dal loro punto di vista, tutta la vita è accomunata da questa forza vitale. Quello che rende le persone persone è la presenza di questa forza vitale, e quindi anche gli animali vanno rispettati, seppure in misura minore rispetto all'uomo, per la presenza di questa stessa forza vitale. Quindi uno dovrebbe diventare non solo vegetariano, vegano de più, è per questo motivo che i jainisti
spazzano via le formiche dal loro camminare per evitare di schiacciarle, sostanzialmente arrivando fino a non potersi muovere, a non poter andare in giro. Con una simile concezione di persona, essenzialmente, dovremmo rivoluzionare completamente il nostro concetto di omicidio, rivoluzionare tutta la nostra normativa e in particolare sì, si riuscirebbe a dare della persona anche a quel grumo di cellule che è l'embrione, ma al prezzo di dover riconoscere con gli stessi diritti dell'embrione anche un microbo fondamentalmente. E non credo che siano pronti i cattolici a fare una cosa del genere. Poi abbiamo la concezione buddista. Nella concezione buddista i buddisti rifiutano il concetto di sé. In particolare l'Atman, quello di prima, loro lo concepiscono come qualsiasi cosa che conti come l'essenza di un complesso psicofilosofico, e quello lo rifiutano, rifiutano che esista. Ma la persona Pugdala, quello lo concepiscono come il complesso psicofilosofico, nella sua interezza. Quindi, la persona dal punto di vista della buddismo diventa sostanzialmente una qualità emergente da questo complesso psicofisico. Scusate, ho detto psicofilosofico prima, errore mio, era sempre psicofisico. Per inciso, perché mi sono confuso, perché tutto questo ve lo sto leggendo dalla Plato Stanford dall'enciclopedia Plato della Stanford University, un'enciclopedia filosofica. Quindi sostanzialmente come dovremmo ragionare in questo caso? Beh, fondamentalmente avremmo che il sé non esiste, avremmo difficoltà a quel punto a considerare persona un neonato già nato, fino a quando non arriva ad esserci una psiche vera e propria. In altre parole, se usassimo questo approccio dovremmo andare anche oltre il parto, probabilmente. E poi c'è, diciamo, la mia scuola filosofica indiana preferita, la scuola di Carvaka, spero che ho imbroccato la pronuncia. Questo gruppo di filosofi, io lo adoro perché si tratta di filosofia indiana classica, quindi antichissima, ma sono dei materialisti, cioè gente che non credeva a niente di soprannaturale. In particolare, i filosofi Carvaka, sono materialisti nella tradizione indiana classica, i più ardenti critici dei Vedda e dell'autorità scritturale tra le scuole eterodosse. Sì, tra le scuole eterodosse. Loro negano l'esistenza del self, dell'io, come essenza della persona e con essa la possibilità di trasmigrazione e rinascita. Loro sono gli soli filosofi nella tradizione indiana classica che hanno rifiutato la dottrina del karma e della liberazione o libertà. La morte del corpo è la fine della persona per loro. I filosofi Carvaka sono meglio intesi come difendere un animalismo, un punto di vista biologico dell'identità personale. Ecco, in questo senso, dal punto di vista biologico, probabilmente dovremmo intendere quindi una identità personale, una identità del corpo e quindi sostanzialmente considerare il feto una persona soltanto nel momento in cui diventa un corpo autonomo, per cui di nuovo dopo la recisione del cordone ombelicale dopo il parto. E poi abbiamo una veduta ancora più particolare. La filosofia Akan si tratta di una filosofia nata
in Africa dell'Ovest, Africa occidentale, nella cultura Akan attorno al XIII secolo. Ve la cito giusto perché è qualcosa di particolarmente interessante. Il concetto di persona per gli Akan sostanzialmente non era semplicemente un membro della specie essere umano, non era un individuo all'interno del loro gruppo sociale. Per arrivare ad essere una persona bisognava guadagnarsi lo status di persona in questa filosofia. Quindi anche un adulto che parlava senziente, poteva non essere considerato una persona, poteva essere considerato un mero membro del gruppo sociale. Mentre invece una persona era qualcuno che aveva accumulato dei metodi lungo una scala continua, quindi non con dei gradi distinti, e si va quindi da un qualcuno che semplicemente esiste e sta lì come membro sociale, fino a una vera persona, che è questa persona importante, una personalità, un VIP, si potrebbe dire. E qui diciamo che con questa concezione di persona siamo lontanissimi dalle nostre concezioni abituali, ecco. Quindi a questo punto chiediamoci questi tipi di definizioni in che modo impattano su questo discorso. Prima nella chat qualcuno ha chiesto se non bastava che stessimo parlando di una vita umana. Il problema è distinguere che si intende per vita umana. Se per esempio dobbiamo considerare vita umana qualsiasi cosa che ha DNA umano ed è vivo, i tumori hanno DNA umano e sono vivi. E c'è una cellula, scusate, una linea cellulare di tumori estratti da, non mi ricordo il nome della persona, che viene abitualmente utilizzata nei laboratori, è stata immortalizzata, si dice, perché potrà continuare a riprodursi all'infinito. Nei laboratori continuano a riprodurre questo tumore, e fondamentalmente nessuno considera quel tumore una persona immortale, nonostante abbia a tutti gli effetti DNA umano e sia vivo. Qualcun altro ha provato a definire la persona come bipede senza penne. Questo è successo nell'antica Grecia. E se ricordo bene, si trattava o di Socrate, Aristotele o Platone, non mi ricordo quale dei tre, e un filosofo rivale si presentò il giorno dopo con un pollo spennato, lo lanciò in mezzo al gruppo e disse: "Ecco, un uomo." Quindi, poi c'è, magari qualcuno potrebbe dire: "Va bene, allora diciamo qualcuno con un corpo umano che è ancora vivo." Ma in questo caso, a parte che stiamo sempre parlando di una capacità, quella di essere vivo, cioè di avere una fisiologia ancora attiva e non in decomposizione, e non si vede perché scegliere la fisiologia piuttosto che la presenza di una mente, ad esempio, come capacità, ma dall'altro lato abbiamo come esempio di qualcosa che ha un corpo umano ed è vivo e noi non consideriamo assolutamente una persona, cioè i cadaveri a cuor battente. Ormai la medicina è progredita a tal punto che noi possiamo tenere in vita gli organi all'interno di un corpo ben oltre il momento in cui il cervello come organo è morto. E, molto semplicemente, consideriamo un corpo che è in questo stato un cadavere a cuor battente. E è perfettamente legale estrarre organi da un cadavere a cuor battente, soprattutto nel momento in cui c'è stata una disposizione per la donazione d'organi, e non viene considerato un omicidio l'andare a fermare il cuore
di un cadavere a cuor battente per estrarlo e impiantare quel cuore in un'altra persona. Ovviamente va detto che per i limiti dell'autonomia corporea noi riconosciamo a una persona il diritto di decidere cosa succede del suo corpo anche dopo la sua morte, quindi sì, è necessario il consenso anche per quanto riguarda l'espianto degli organi di un cadavere a cuor battente, consenso che deve essere stato dato in anticipo. Questo per dire quanto in basso deve finire l'autonomia di una donna prima che si cominci a poterla forzare ad avere un figlio. Bisogna addirittura considerarla meno di un cadavere. Quindi sostanzialmente abbiamo visto che innanzitutto la definizione di persona è una definizione socialmente costruita, si scelgono delle qualità e si decide che ciò che ha quelle qualità, allora la consideriamo una persona. La scienza ci può aiutare nel decidere cosa ha o meno quelle qualità, tuttavia, quando ci si chiede che cos'è che rende me, di solito la gente risponde che si tratta della propria mente, e nel momento in cui parliamo della mente, la scienza ci dice tranquillamente che prima del terzo trimestre non c'è nessuna possibilità che ci sia una coscienza o una mente. Ovviamente la concezione superstiziosa cattolica di qualcosa in cui è entrata un'anima umana, è pura superstizione. L'anima, la scienza ci dice che non esiste. È dimostrato in tutti i modi in cui una cosa del genere può essere dimostrata. Che altro aggiungere? A questo punto, giusto per farci due risate, andiamo a vedere che cosa ha da dire l'UCCR. A meno che non ci siano domande dal pubblico, rispondo volentieri. Allora, Luke Jones, terzo mese, vorrei dire. Se ho detto terza settimana, chiedo scusa, sì, assolutamente terzo mese. Se ci riferiamo alla formazione alla possibilità di una mente, nel feto. Robbe, se il concetto di persona è una definizione sociale, allora sarà la società a dover decidere se il feto è una scienza o no, non la scienza. Dicevo, la scienza ci può dire se quella cosa che abbiamo definito essere una persona può o meno corrispondere a un qualcosa che ci troviamo davanti. Cioè, se Luke Jones. Ah, avevo detto trimestre, chiedo scusa, sì, terzo mese. Dopo il terzo trimestre sicuramente ci sono quelle strutture, mettiamola così. Comunque. Ora, nel momento in cui noi decidiamo che è una persona, qualunque essere abbia la capacità di avere una mente, a quel punto va da sé che il feto al primo mese non ha questa capacità, l'embrione non ha questa capacità. Scusate, feto al primo mese, no, mi pare che si parla di feto dal secondo mese. Scusate, c'ho le timeline un po' confuse. E se una certa capacità ci sia o meno, questo lo possiamo stabilire scientificamente. Ovviamente se avete altre domande, fatele. Intanto andiamo alle risposte da dare a chi è favorevole all'aborto. Che per inciso già è un uomo di paglia perché normalmente si è favorevoli alla capacità della donna di scegliere se abortire o meno. Io non conosco nessuno che vada in giro dicendo sì, le donne devono abortire, costringiamole tutte ad abortire. No. Robbe, decidiamo chi? La società deve deciderlo in modo democratico se è una definizione sociale. In modo democratico se vogliamo organizzare democraticamente la società, non è detto automaticamente.
questo tipo di discussione la si può avere in democrazia, in monarchia, in anarchia, di tutto di più. Testimone H24, quando hai iniziato a parlare? Non lo so, veramente non ne ho idea. Sicuramente prima dei 3 anni, ma la mia memoria non va oltre quel limite, diciamo così. Comunque, l'UCCR ci apre la cosa con l'embrione non è un essere umano e dice come rispondere a questo. E ovviamente tutto quello che fanno è una serie di appelli all'autorità. Dicono il dottor K.L. Moore in Clinically Oriented Embryology. Dice che lo sviluppo umano inizia al momento della fecondazione. Ma come posso dire? Se anche questo dice lo zigote è l'inizio di un nuovo essere umano, sì, l'inizio, non un nuovo essere umano. Per parlare di esseri umani non basta l'inizio. Cioè, l'inizio di un libro non è un libro. Marco GGP, perché non fai dibattiti contraddittorio con un esperto del settore che la pensa diversamente? Vorrei sapere chi sarebbe un esperto del settore. Cioè, no, non esiste la personologia, no, non esiste la scienza di cos'è una persona. Al massimo potremmo avere persone molto opinionate su cosa dovrebbe essere considerata una persona. In ogni caso, voglio dire, se ci sono buone evidenze dall'altro lato, le cerco e ve le riporto. In questo caso stiamo portando UCCR che fa ridere, ma per il semplice motivo che fanno tutte ridere. Non esiste una singola argomentazione decente per chi vuole vietare l'autonomia corporea alla donna. Perché parliamoci chiaro, di questo, su questo ruota tutto il dibattito sull'aborto. Le stesse persone che quando si parla del diritto alla vita del feto si inalberano, tipicamente poi non riconoscono a un bambino il diritto ad essere nutrito. E con questo intendo non nutrito dai genitori, nutrito in assoluto anche dallo Stato. A costo loro. Facciamo l'esempio dei conservatori americani che stanno facendo, come si suol dire, il diavolo a quattro per far vietare l'aborto negli Stati Uniti e che allo stesso tempo letteralmente hanno tolto le mense scolastiche, imponendo che non venga dato da mangiare ai bambini alla mensa scolastica se non si possono pagare il pranzo. Cioè, io comincerò a prendere sul serio gli anti-abortisti quando gli stessi soggetti si saranno premurati prima di garantire il diritto alla vita degli adulti. La Chiesa Cattolica non condanna del tutto nemmeno la pena di morte, accetta che la gente vada in guerra. Considera come qualcosa di non immorale fare il soldato anche nel momento in cui questo comporta che sì, puoi ricevere l'ordine di ammazzare la gente e devi eseguirlo. Cioè, dov'è un punto di vista serio da non deridere sulla questione a quel punto? Testimone H24 ha coscienza di sé solo dopo i 3 anni. No, non è questo che ho detto che ho ricordi solo dopo i 3 anni. È diverso. Comunque, dicevo, tornando alle fuffe dell'UCCR, l'altissimo numero di ginecologi obiettori, non soltanto cattolici, che è dovuto al fatto che viene bloccata la carriera ai non obiettori, dimostra che chi lavora a contatto con embrioni e feti vede chiaramente che si tratta di esseri umani. No, non lo dimostra, dimostra che viene bloccata la carriera ai non obiettori. Utili domande. Trinità chiede, perché non fai un dibattito contraddittorio? Come sopra, anche
appena risposto, puoi estrarre un tuo pensiero sui 430.000 euro ai pro vita di Liemonte da parte del governo appena eletto? Ah, questo è il classico clientelismo, cioè i pro vita hanno fatto campagna elettorale per il governo attualmente in carica e adesso il governo attualmente in carica ripaga chi li ha fatti eleggere, cioè la cosa più tradizionale dell'Italia, lo si fa dai tempi degli antichi romani, insomma. Günther Hoth, la Chiesa benedice armi e Papa Francesco ha detto che prendere le armi è un atto d'amore per la patria. CVD, non c'è altro da aggiungere. Trinità, il 96% dei biologi è ateo, a differenza del 16% tra le persone comune, appunto perché studiano il mistero e il miracolo della vita. Tra le persone comuni mi pare che in Italia fosse un po' più alta la percentuale, magari mi ricordo male. Comunque, andando avanti, il dottor Nicola Surico, presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, ha affermato: far abortire una donna è un lavoro che non piace a nessuno. Che non significa che riconoscono il feto come essere umano. Molti miei colleghi dopo un po' non ce la fanno più. Si tratta pur sempre di interrompere una vita, non dice un essere umano, e questo pesa. È un dolore traumatico per le pazienti che lo richiedono, ma è un problema anche per i medici. Ne ho conosciuti molti inseguiti dal rimorso. Ne ho conosciuti molti non inseguiti dal rimorso. È una questione soggettiva, non puoi certo elevare un'impressione personale di qualcuno che qualcun altro non condivide a una verità oggettiva. Comunque, quindi, riassumendo, abbiamo citazioni completamente fraintese per significare quello che non dicono, appelli all'autorità e nient'altro. Quindi non hanno assolutamente nessuna prova del fatto che l'embrione sia in qualche modo un essere umano. Poi, cosa rispondono alla questione di se l'embrione sia un essere umano ma non una persona? Allora, dicono, chi intende, non intende negare l'evidenza scientifica, che non hanno presentato, non c'era nessun documento scientifico citato nella parte di prima, non c'era nessuno studio, nessun esperimento, niente di scienza, hanno citato opinioni, ma comunque vuole legittimare l'interruzione della gravidanza, tenta spesso una distinzione filosofica tra essere umano e persona. Io, infatti, ho aperto il discorso dimostrando che invece, anche se noi considerassimo il feto una persona, assolutamente non si potrebbe vietare l'aborto. Basandosi sul funzionalismo, la definizione di una persona deriva dal suo funzionamento o dal suo comportamento. Se non si può dimostrare di essere una persona, allora non lo è, solo che è sufficientemente capace di esprimere la propria personalità può entrare nella categoria di persone e avere diritto alla vita. Questa potrebbe, per esempio, essere riferita alle definizioni come quella buddista, e quella induista delle Upanishad, quindi con la coscienza, oppure quella di Locke. Ora, non per esempio a quella Cervacca. Dicevo, se non può dimostrare di essere una persona, allora non lo è, solo che serve. Questo l'abbiamo già letto, scusate. Ma chi può dire cosa è sufficiente? La linea può essere tracciata, a volontà, la volontà del più forte, non necessariamente. Possiamo raggiungere un consenso sociale anche con altri mezzi. Secondo Hitler, gli ebrei non avevano sufficienti capacità per essere, persone degne di rispetto. Questo è falso. Hitler considerava gli ebrei persone indesiderate che voleva uccidere come persone. Hitler non ha mai negato che gli ebrei fossero persone. Era cosciente di voler uccidere delle persone. Così lo erano tantissimi altri nazisti che avevano quello come obiettivo. Li consideravano nemici e il nemico, per definizione, è una persona che ti è nemica. Gunther Hoth domanda: se il feto non ha possibilità di nascere vivo e mettere a rischio la vita della donna, che cosa ne pensano gli UCCR? Non lo so, ci arriviamo dopo forse.
Anzi, no, non ci arriviamo perché sono le 5 e mezza ed è ora di chiudere. Quindi finiamo questo paragrafo e poi chiudiamo così. Se avete altre domande, fatele urgentemente perché altrimenti la chiudiamo qui. Mentre prima era toccato gli Zingari Neri, la nostra storia mostra che per uccidere altre persone, feti nemici dello Stato, ebrei, armeni, cambogiani, basta semplicemente definire le vittime come non persone, sottolineando che non soddisfano determinati criteri. Di nuovo. No, qui stanno mentendo spudoratamente. Questo è un tentativo di demonizzare la posizione che non possono abbattere sul fatto che oggettivamente il feto non è una persona, sotto praticamente nessuno dei punti di vista che abbiamo visto di concezione di persona, tranne quello jainista, ma ricordiamolo, se noi rendiamo quello jainista, fondamentalmente dobbiamo cominciare a considerare persone anche i batteri, visto che consideriamo persone gli embrioni che hanno esattamente le stesse qualità. Dicevo, quindi non hanno confutato questa cosa. Ma chi stabilisce i criteri ogni volta che la personalità è definita funzionale, la linea di demarcazione tra persone e non persone si baserà sulla decisione a maggioranza che è al potere e tale decisione, data la caducità della natura umana, sarà inevitabilmente basata sull'interesse personale. Problema, non è che loro hanno un'alternativa da offrire. Anche la loro definizione è basata su una capacità, tra l'altro, quella di essere viventi e umani. Stanno semplicemente dicendo che loro vogliono imporre la loro, ma non vogliono doversi preoccupare del fatto che altri possano invece preferire un'altra opzione. La capacità funzionale di un soggetto non può qualificarlo in alcun modo. Un gatto che non può fare le fusa, non può cacciare topi, non può arrampicarsi sugli alberi, non si può dire che per questo non sia un felino. Così come c'è un problema, il gatto è evolutivamente un felino per il semplice motivo che discende dalla clade dei felinidi. Un gatto morto è un felino morto. Cioè, l'esempio che hanno utilizzato è completamente assurdo. Se per essere persone inoltre si deve prescindere dalla corporeità ed è necessario avere solo competenze psichiche superiori, autocoscienza, razionalità, linguaggio, allora si deve concludere che trasferendo i contenuti della corteccia cerebrale di un individuo in un altro corpo significa trasferire interamente quell'individuo e quella persona. Esatto! Una tesi che ovviamente nessuno accetta. No, no, voi non l'accettate perché avete una superstizione, che esista qualcosa di più, qualcosa di magico, un'anima, che invece non esiste. Ma invece i contenuti della corteccia cerebrale sono la psiche, sono quello che siamo. Infine, senza contare le grandi capacità del feto umano, capacità di sognare, relazionarsi in caso di gioielli, sensibilità al dolore, emozionarsi, imparare suono e voce. Vabbè, queste. Bisognerebbe andarle a guardare perché ho il sospetto che siano delle esagerazioni fatte e finite. E vengono da un libro, quindi non dalla letteratura scientifica. Sono pronto a giocarmi parecchio per che questi Lennart Nilsson e Lars Hamburger non siano esattamente neutrali sulla questione. Chi prova a sostenere che il funzionalismo, la categoria degli esseri umani non persone, si trova a dover necessariamente ampliare gli inclusi, no, non solo gli zigoti embrioni umani, ma anche neonati, ma disabili e malati gravi, dipende da qual è la funzione. Perché, di nuovo, se stiamo parlando di capacità di avere una mente, neonati, disabili e malati gravi hanno questa capacità. Chi non ha questa capacità sono i cadaveri a cuor battente, che già per l'appunto sono considerati cadaveri e non persone. Le loro capacità infatti non sono diverse da quelle del feto, di nuovo basta semplicemente prendere il criterio giusto. I neonati ad esempio a 6 settimane dal parto non hanno ancora sviluppato le principali funzioni mentali umane, come ad esempio, così ad esempio sono, come sono assenti nelle persone in coma durante il sonno o affette da malattie come l'Alzheimer. Di nuovo dipende parecchio, in particolare dipende dal coma. Parlando di coma, c'è una condizione chiamata locked-in, cioè persone che sono in un coma ma sono coscienti. Quelle persone noi le consideriamo ancora persone e ancora vive. Invece, nel caso in cui una persona sia in un coma non cosciente in maniera irrecuperabile, cioè
sia assolutamente impossibile prendere questa persona in un coma non cosciente e ridarle coscienza, in quel caso, sì, normalmente si può staccare la spina, proprio perché quella persona non è considerata più una, non si considera più una persona che è in quella condizione. Ok, ho visto che ci sono delle domande. Recupero un attimo quelle prima che mi sono perso. Domanda: continuerai con una seconda live video? No, la chiudiamo qui oggi. Non andrò a rispondere a tutte le vaccate dell'UCCR. Domanda: quale sarebbe secondo lei il ragionamento da farsi per consentire o non consentire l'aborto? Sulla base di cosa? Grazie, sapere che incosciente senza cellule organizzate è stuf. Non sono sicuro di aver capito la domanda. Tuttavia, se chiedi a me, la questione dell'autonomia corporea della donna viene prima di tutto. Quindi, fin tanto che noi riconosciamo alla donna la sua autonomia sul suo corpo, non possiamo impedire alla donna di reclamare in qualsiasi momento la completa autonomia corporea. Non c'è altro da aggiungere. Ovviamente reclamare la propria autonomia corporea non deve per forza significare uccidere il feto. A seconda di quello che ci permetterà di fare la tecnologia medica, potremmo trattare questo reclamare la propria autonomia corporea alla stregua di dare in adozione il feto a un certo punto. Se saremo in grado, per esempio, di prendere un feto da una donna e farlo crescere a una macchina oppure a un'altra donna, beh, in quel caso l'intervento da fare sulla donna, perché oltre una certa data di intervento si parla, potrà essere invece che quello di distruzione e rimozione, quello di estrazione. Ancora dovrà decidere la donna sul suo corpo, quindi nel momento in cui ci fossero differenze tra i due interventi, sarà la donna a decidere quale preferisce fare. Perché di nuovo il principio cardine qui è l'autonomia corporea, è una cosa che non possiamo violare in alcuna maniera, non costringiamo la gente a fare un prelievo di sangue anche quando questo può salvare qualcun altro che sta lì per morire. Figurati se possiamo costringere una donna a stravolgere la sua vita o rischiarla con un intervento in questo senso. E niente, questi sono i ragionamenti da farsi su se consentire o non consentire, ecco. Ok, poi Trinità, quale sarebbe? No, questa è di nuovo la stessa domanda. Ripetuta 3 volte, ok, perfetto. Poi, Robert, conseguenze dirette ai fatti sono l'unica cosa effettivamente oggettiva, quindi l'unica cosa analizzabile in modo scientifico per stabilire se l'aborto è giusto o no. Come posso dire? La scienza può informare la nostra decisione, ma non può, come dire, prenderla al posto nostro. Ci può dire qual è la condizione dell'universo non ci dice qual è la condizione della realtà, non ci dice quale realtà dobbiamo rendere attuabile, ecco, verso cosa dobbiamo agire perché quello sia il risultato. Ok, testimone H24 è ufficialmente in cortocircuito cerebrale. Nessuno nega l'autodeterminazione di un gruppo di cellule. Cosa dovrebbe avere questo a che vedere con se l'embrione deve poter usare il corpo della donna? Non si capisce. Comunque, dicevamo, quindi anche il coma, pessimo esempio, perché a seconda del tipo di coma, consideriamo una persona morta e la spina staccabile oppure no. Non a caso i ricercatori della consulta bioetica hanno affermato che le non persone non hanno diritto alla vita, non vi sono ragioni per vietare l'aborto dopo il parto. Sono abbastanza sicuro che questo sia un quote mine da manuale, che si siano inventati 3/4 della cosa.
La cosa viene da un... Io ovviamente questa cosa non l'ho letta in anticipo, quindi la stiamo scoprendo assieme. La cosa viene da un articolo, After Birth Abortion, Why Should the Baby Live? Nel Journal of Medical Ethics, data Alberto Giubilini e Francesca Minerva, ma non si parla ness da nessuna parte di una decisione presa da un comitato. Quindi credo che ci sia stata già una prima menzogna nell'asserire questa cosa. Vediamo un po' se almeno si parla di persone qui dentro. Ok, mi serve il testo completo, che fortunatamente è disponibile, e cerchiamo person. No, scusate, tasto sbagliato. Allora, quindi noi argomentiamo quando le circostanze dopo la nascita sono tali che avrebbero giustificato l'aborto. Quello che chiamiamo aborto dopo nascita dovrebbe essere permissibile. Andiamo un attimo alle conclusioni. Se i criteri come costo sociale, psicologico ed economico per i potenziali genitori sono ragioni sufficienti per avere un aborto, anche quando il feto è sano, lo status morale del neonato è lo stesso del feto. Se nessuno di due ha un qualche tipo di valore morale per la virtù di essere una persona potenziale, quindi le stesse ragioni che dovrebbero giustificare l'aborto dovrebbero giustificare l'uccisione di una persona a quello stato del neonato. Due considerazioni devono essere aggiunte. Primo, noi non sosteniamo che al momento gli aborti post nascita non dovrebbero essere permissibili e non pensiamo che qualche giorno in più potrebbe essere necessario ai dottori per determinare anomalie nel bambino. Secondo, noi non affermiamo che gli aborti post nascita siano buone alternative agli aborti. Non lo so, questo articolo mi sembra più una parodia che una proposta seria. Tra l'altro viene dal Dipartimento di Filosofia di Milano. E Centro per la Filosofia Applicata e per l'Etica Pubblica. Quindi niente che abbia a che vedere con con qualcosa di scientifico, tanto per cambiare. E stanno cercando semplicemente di tirare un'equivalenza tra feto e neonato. Non vanno ad argomentare per che il feto non sia una persona. Questa cosa non si capisce granché. Comunque, in tutto questo citano questa cosa per stabilire questa equivalenza, ma ancora non hanno stabilito in alcuna maniera che il feto possa essere considerato una persona. Il filosofo Peter Singer si è stavolta chiesto perché limitare l'uccisione dentro il corpo della donna è ipocrita far abortire all'ottavo mese e non consentire l'eutanasia neonatale. Ma questa cosa non è affatto ipocrita nel momento in cui consideriamo la questione dirimente semplicemente l'autonomia corporea della donna. Dunque,
non c'è niente di ipocrita nel dire dobbiamo tutelare l'autonomia corporea della donna, quindi alla donna deve essere consentito scegliere fino ad ogni singolo giorno che cosa fare del proprio corpo. Chi rifiuta tale argomentazione per i neonati, perfettamente coerente in un approccio funzionalistico, deve necessariamente rifiutarla anche rispetto a uno zigoto embrione feto. Il problema per l'appunto è che nel momento in cui bisogna fare una legge, per fare una legge bisogna tirare una linea politica. Le capacità del neonato dipendono come posso dire, dipendono dal singolo soggetto e dalla singola giornata. Quindi, nel momento in cui facciamo leggi, bisogna dare una data che valga per tutti. Politicamente, se noi possiamo scegliere di tirare questa riga al giorno del parto, potremmo scegliere volendo di tirarla a un mese dopo il parto, non si vede perché, soprattutto nel momento in cui esiste l'adozione. Quindi un neonato che, come posso dire, quando anche non lo considerassimo pienamente una persona, nel momento in cui ci sono persone disposte ad adottarlo, che desiderano adottarlo, non si capisce perché bisognerebbe permettere l'uccisione di qualcosa che può rendere felice qualcun altro. Per rispondere all'eventuale controobiezione sull'accusa di biologismo, si può approfondire qui per la controobiezione monozigoti, invece approfondimento 1 e approfondimento 2. Ma a nessun punto hanno dimostrato che ci sia una caratteristica che conferisce l'essere persona all'embrione. E non basta dire se non lo riconosciamo all'embrione, allora dobbiamo non lo se lo riconosciamo al neonato appena nato, allora dobbiamo riconoscerlo anche all'embrione. Perché uno potrebbe benissimo dire, ok, al neonato appena nato non lo riconosciamo, ma per altri motivi vogliamo tutelarlo, e loro non hanno risolto nulla. Hanno ancora l'onere della prova di dimostrare che il neonato sia effettivamente, scusate, l'embrione sia effettivamente una persona. Ok, a questo punto direi che abbiamo disaminato la questione fino in fondo, anche rispondendo ad alcune obiezioni. Abbiamo chiarito che sì, ovviamente ogni linea in un processo continuo sarà qualcosa di assolutamente arbitrario, però le leggi sono fatte così, devono tirare delle linee arbitrarie decise politicamente perché non si può fare semplicemente nient'altro, è la natura della legge e della politica. Per quanto riguarda poi le definizioni, cosa costituisca una persona? Dipende da uno che cosa decide che una persona debba essere. Io personalmente mi concentro sulla mente, sulla psiche, quindi per me va tutelata una persona in quanto mente. C'è gente che preferirebbe tutelare la vita in quanto vita. Niente in contrario, ma a quel punto bisognerebbe essere coerenti e tutelare allo stesso modo anche i batteri. C'è gente che invece vuole tutelare l'embrione anche a danno dell'autonomia corporea della donna, ma non fare la stessa cosa quando invece ci sono persone vive che parlano, sono adulte nel pieno delle loro capacità e quelli sono fondamentalmente semplicemente degli ipocriti che accampano scuse per togliere autonomia corporea alla donna. Ok, direi che a questo punto abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, altre domande non ne sono uscite, quindi io comincio con i saluti. I miei contatti li trovate come sempre qui sopra. Chiedo per l'ennesima volta scusa per le mail che sono in arretratissimo. Purtroppo in questo periodo riesco a malapena a come dire, tenere il ritmo per preparare le live. Spero che riuscirò a rispondere un giorno. Che altro posso dire?
Ah sì, come sempre, vi aspetto sulla community su Discord, trovate il link già in descrizione. Come sempre, le fonti di questo video le metterò in descrizione adesso che finiamo e ci si rivede nella chat da Padre Kain. Quindi, arrivederci e alla prossima. Ciao a tutti!